tra tutte le atlete della mia categoria, ma penso in tutta la scala paralimpica, i peggiori sono i cinesi. Cioè i peggiori, i migliori. I peggiori da trovarti davanti sono i cinesi. Quindi penso che tutti vi abbiano dato questa risposta. E sì, cinesi, tantissimi e comunque asiatici in generale. Quando arrivi negli ottavi di solito sono tutti asiatici. Tra Cina, Hong Kong, Thailandia, Corea, tutti loro. È una figata pazzesca, secondo me, il fatto che durante le Paralimpiadi ci sia tanta attenzione per il mondo paralimpico. È una cosa molto bella ed è il momento clou, diciamo, per il mondo paralimpico. È bello perché vengono fuori soprattutto tutte le storie di quei ragazzi che magari durante l'anno hanno meno attenzione e quindi durante quel momento è il momento in cui tutti hanno l'opportunità di uscire un po' fuori. Penso che il rapporto con la bellezza sia una cosa diversa da tutti quanti. Penso che sia fighissimo il fatto che sia cambiato questo canone di bellezza nel tempo, che una volta era la donna perfetta e tutto quanto, adesso non è più richiesta quel tipo di perfezione, ma perché è cambiato proprio il concetto di perfezione. Ognuno sceglie se si sente perfetto o no, ognuno sceglie qual è il tuo punto di forza, e negli anni è cambiato perché spesso la cosa che magari una volta era vista come cosa negativa, come che ne so, lo spazio tra i denti, il nasone, tutte queste cose qua, adesso sono diventate un punto di forza. Quindi penso che sia molto bello questo cambiamento che sta accadendo negli anni. Il giorno della mia prima convocazione nazionale l'ho scoperto, ero minorenne, quindi i miei genitori non mi hanno detto nulla. Sono entrata in stanza in camera mia, ho trovato tutta la roba della nazionale sul letto, è stata l'emozione più grande del mondo. Devo dire che sono sempre stata molto fortunata, non sono mai stata bullizzata per nessun tipo di motivo, né quando ero tutta intera, né adesso, insomma, tutta a pezzetti. Forse perché ho avuto la fortuna di avere delle classi stupende, generalmente è una cosa che succede a scuola, e ho sempre avuto delle classi veramente veramente stupende, anzi eravamo molto molto unite, molto squadra nel fare tutte le cose, quindi meno male non mi è mai successo, ma penso che sia sempre un po' come si ponga la persona e come fai, tra virgolette, accettare le cose. Non sto dicendo che è colpa della persona se viene bullizzata, però sta un po' a te farti vedere quello che vuoi far vedere, o anche un po' come reagisci. Io sono la prima a prendermi in giro da sola, quindi poi non rimane niente agli altri per prendermi in giro, diciamo. Punto tanto sull'autoironia per, insomma, non dare possibilità agli altri di tirar fuori cose che non vorrei che venissero tirate fuori. Come portafortuna per il mio compleanno mi hanno regalato una mini fiaschettina, perché io l'anno olimpico non bevo. E perché il primo anno a Rio de Janeiro non ho bevuto per tutto l'anno, quindi mi aveva portato bene, ci ho riprovato a Tokyo, è andata bene, quindi anche quest'anno chiaramente non sto bevendo, e mi hanno regalato questa mini fiaschettina che nel pantalone a scherma c'è una taschina dietro, e quindi penso lo terrò nella taschina, vada bene o vada male, il primo shot appena scendo dalla gara lo faccio. Nel 2026 sì, c'è Milano Cortina, penso il sogno di ogni atleta, avere un'Olimpiade, una Paralimpiade in casa. Sognavo tantissimo Roma 2024, era il mio sogno più grande della vita. E faccio il tifo, diciamo, un po' per tutti, ovviamente ho degli amici miei, e quindi per Sara, ancora chiaramente le qualifiche devono andare avanti, per Sara Baldo, per Davide Natai, cioè, ho quelli miei della squadra mia di Air Force Sport, quindi chiaramente tifo per loro.